Per Vullo buone notizie alla ripresa degli allenamenti dopo il pari a Lamezia. Il centrocampista Forgione, assente per un grave infortunio da 5 mesi, ieri ha partecipato alla partitella di fine allenamento della durata di 30 minuti. Sana sgambatura per Forgione, il quale da qualche settimana lavorava a parte. È sulla strada del recupero completo, si prospetta per lui una disponibilità per il turno interno contro il Buggiano appena dopo le festività pasquali. Rice è stato squalificato per la trasferta di Martina. Vullo potrebbe rispolverare un convincente Pascucci al posto del centrocampista sardo. Punto interrogativo sull'attacco, ballottaggio tra Bussi e Fella, ne potremo sapere di più dalla consueta amichevole del giovedì pomeriggio contro la Beretti. Sono queste le uniche due possibili variazioni ad un campo basso che ormai presta ampie garanzie in fatto di uomini. Dichiarato l'obiettivo di uscire con punti dalla provincia tarantina, è ipotizzabile in Puglia un atteggiamento non tanto tattico quanto comportamentale simile a quello visto a Lamezia, cioè una squadra senza velocità e sempre dietro la linea della palla. Non è una critica questa, bensì una constatazione del comportamento anche giusto avuto dai Lupi in Calabria. Un'assenza per squalifica anche nel Martina, si tratta del difensore Raffaele Gambuzza, match winner nel girone di andata, quando i pugliesi si presero i 3 punti a Servapiana senza troppi meriti. Fu anche la prima partita della gestione Vullo. Nel Martina anche un ex rossoblù, si tratta dell'attaccante classe 89 Riccardo Lattanzio, a disposizione del Campobasso nella stagione 2009-2010. Si apre un caso extracalcistico nei corridoi della Lega Pro. La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta su un possibile giro di false fideiussioni. 7 società di Lega Pro avrebbero avuto dei contatti con alcune persone ritenute quelle giuste per ottenere delle false fideiussioni. Tra queste ci sarebbe anche l'ex campione del mondo Claudio Gentile. Le società in questione sarebbero Como, Sale e Chieti, squadre già giudicate e penalizzate nel campionato in corso per il ritardo nell'emissione della garanzia richiesta. Inoltre coinvolte anche Andria, Treviso, Avellino e Bellaria. L'ipotesi di reato per dette società è tentata truffa in concorso e simulazione di reato. Non sono esclusi terremoti di classifica che, essendo tra queste coinvolte anche il Chieti, andrebbero a riguardare anche il girone del Campobasso. Si aspettano novità in tal senso.